Eccoci nuovamente qui, cose di calcio, parte 5. Stavamo parlando a proposito di calciomercato, Federico Casotti, voce anche di DAZN, buonasera un'altra volta, e Davide Capan, giornalista sportivo. Eccoci nuovamente qui. E in studio Francesco Mafera. Abbiamo fatto un punto sulle prime due in classifica, abbiamo parlato prima del Napoli e poi ci siamo spostati in casa Milan, ma manca ancora qualcosa perché molti accostano il nome di un giocatore della Roma ancora in casa nero rossonera. A questo punto, Federico Casotti, pensi che Zaniolo possa andare realmente al Milan o è una voce di corridoio? A gennaio sicuramente no. È un giocatore che è del resto è sempre stato un po' considerato uomo mercato un po' in tutte le sessioni, soprattutto in tutte le estati, mi verrebbe da dire, perché per due estati Vero. si è parlato di lui alla Juventus e non si è mai fatto nulla, anche perché poi, soprattutto 2 anni fa, c'erano ancora un po' di incognite legate alla sua tenuta fisica. A me, insomma, viene anche il dubbio, ma se invece la Roma decidesse di puntarci seriamente una volta per tutte, perché poi alla fine tutte queste voci credo nascano un po' dalla sensazione che è comunque un giocatore che sì, importante, che ha, vuol dire, anche deciso la finale di conference la scorsa primavera, però probabilmente senza mai essere riuscito veramente a entrare in maniera indiscutibile. Nel cuore dell'ambiente Roma, ecco. Invece, detto che al Milan potrebbe effettivamente essere un grande innesto in linea teorica, ma lo sarebbe per tutte le squadre di Serie A. Io giro anche alla domanda e dico: magari se invece finalmente riuscisse a riprendersi la Roma, visto che tutto sommato il tempo dalla sua parte ce l'ha ancora, essendo estremamente giovane. Ecco, una fotografia anche sulla Roma. Davide, secondo te hanno bisogno di un perfezionamento? Forse un po' ovunque, però principalmente dove? Ma guarda, la Roma, bisogna capire quanto si vuole investire sul mercato, perché O veniamo già se da si alcuni. può. Ma la Roma, comunque, ricordiamo che nelle ultime stagioni con il Milan è la squadra che ha investito di più da un certo punto di vista al netto delle cessioni, se tiriamo via la Juventus. Quindi bisogna capire anche che intenzioni c'ha Mourinho, le parole di questi giorni o quello che filtra più o meno sono già indicative, ma chiaramente la Roma. Su Zaniolo deve costruirci il futuro. Se poi decidi di vendere Zaniolo, sono già delle riflessioni che fanno pensare. Però chiaramente, come diceva Federico, non puoi non dipendere da Zaniolo in un futuro a breve. Poi è chiaro, se arrivano offerte importanti, il giocatore in scadenza 2024, poco prima di Natale, ha parlato anche il suo agente, parla che dice che non ci sono ombre all'orizzonte, quindi vediamo se è una tattica o se c'è effettivamente del vero dietro. Siamo infatti a Pioli che ha detto e ha rilasciato qualche dichiarazione una settimana fa precisa. Lui dice: io non ho bisogno di nuove persone, ho bisogno semplicemente che tutti mi ritornino in forma e che quindi gli infortunati possano riprendere e giocare come noi sappiamo che possono fare. Certo, perché il Milan, come avevamo detto Sì. la scorsa volta, è un gruppo collaudato che può fare affidamento, diciamo, su se stesso. E avevamo detto anche della Roma. Sì, ha bisogno di qualche innesto, probabilmente, ma di giocatori come Zaniolo non si può privare. Probabilmente ha gettato acqua sul fuoco Pioli in quel caso, perché è, diciamo, molto difficile, realisticamente parlando, avere subito pronti via a gennaio un giocatore pronto, disponibile a trasferirsi come Zaniolo di quel livello che poi tra l'altro serve molto alla Roma. Quindi sì, penso che il Milan rimarrà più o meno quello che conosciamo. Ha bisogno ancora di vedere dei giocatori, come parlavamo prima di De Ketelaere, che devono e possono fare sicuramente di più. Se così sarà, chiaramente avranno dei benefici, già il Milan avrà dei benefici dai giocatori che ha.
e proprio Calabria e Sally Makers dovrebbero rientrare forse nella sedicesima giornata. Questo è un apporto importante. La squadra sembra quasi ricostruirsi grazie a questi due nuovi rientri, che potrebbero dare anche un po' di linfa, un po' di vigore alla squadra di Pioli. Federico. Sì, in generale mi sembra che il Milan però abbia chiuso bene, insomma, il girone d'andata, o girone d'andata, insomma, le prime manca poco, giornate. Dai. Sì, poi ha fatto anche questo ritiro a Dubai, che è stato un ritiro, insomma, abbastanza rilassato, cioè un ritiro vissuto con lo spirito giusto. C'era grande ottimismo, grande positività, insomma, da parte di tutto l'ambiente. In generale, aver chiuso in scioltezza con la qualificazione in Champions e con la vittoria contro la Fiorentina. Ecco, poi parlavamo del calendario del Napoli in precedenza. Ecco, il calendario del Milan magari non è impossibile, diciamo, da qua al derby del 5 febbraio. C'è un'incognita che però va presa in considerazione, che vale anche per l'Inter, che è la Supercoppa. Non per la Supercoppa in sé, ma perché significa prendere tutto, andare, mollare tutto, andare in Arabia per una settimana nel bel mezzo della stagione. Mentre tutti gli altri continuano la loro normale trafila di allenamenti, ed è una logistica, anche dal punto di vista logistico, qualcosa che potrebbe un po' scombussolare. Sicuro scombussola il calendario, perché i recuperi sono fatti su date anche abbastanza assurde, però quello è sicuramente un qualcosa che a gennaio può dare, insomma, può magari creare, ecco, qualche momento, perché comunque è sempre un trofeo, vincerlo, perderlo può fare la differenza, perché comunque è anche un derby, e magari, ecco, non mi stupirebbe se magari chi dovesse perdere magari prende magari qualche piccolo rimedio anche sul mercato. Ecco, hai parlato prima dell'Inter, quali sono i giocatori chiave per questa squadra, per la squadra di mister Inzaghi? Lautaro, e lo chiedo a Davide. Guarda, io sono un lautariano, quindi per me è lui il giocatore che determina tanto nell'Inter, insieme a Brozovic, ovviamente. Bisogna capire soprattutto a livello di mercato questa questione di Skriniar, da qui importantissima. Perché davvero lì può segnare una svolta in positivo o in negativo nel futuro dell'Inter, soprattutto nel reparto arretrato. Poi chiaramente, parlando di campo, la finale di Supercoppa Italiana può dare davvero uno scossone alla stagione di Milan e Inter. L'anno scorso lo scossone arrivò nel derby di Giroud, vediamo se lì a Riyadh cambierà qualcosa, cambierà la musica, anche perché poi le Inter e Milan giocheranno il lunedì e il martedì dopo in campionato. Il Milan atteso da una trasferta a Roma con la Lazio, quindi ci sarà da divertirsi in quella settimana, secondo me. Non è l'unica settimana che ci solleticherà, per così dire. Francesco, invece la Lazio, d'altra parte, prima abbiamo detto Milinkovic-Savic, lontano probabilmente dalla Juventus, firma o no con la squadra di Sarri? Vediamo, perché comunque lui è già tanti anni che è attenzionato da grandi squadre, però... sembra un Zaniolo sotto la questione del mercato. Ogni qualvolta sembra in procinto di trasferirsi, non lo fa, perché sono tutti rumors poi di mercato, non ci sono squadre disposte, a meno che non arrivino le sirene della Premier League, a prelevare un giocatore di questo livello. Qui in Italia non si può spostare, tantomeno alla Juventus, per i motivi che sappiamo. Non può ora permettersi un mercato extra lusso la formazione bianconera, e quindi non vedo poi altre squadre in grado di accaparrarsi il talento serbo, anche perché per esempio l'Inter, se volessimo parlare di altre squadre, non hanno in questo momento il budget, fanno della spending review la loro
il loro punto di forza anche per mantenere più che incrementare il valore tecnico delle rose nella sessione di mercato, e altre squadre sinceramente non possono prenderlo ora. E penso che arriverà, ci vorrà un po' di trattativa, come si è visto spesso nella Lazio, magari nelle trattative con Lotito, che è abituato magari a sparare un po' alto di fronte al cospetto delle richieste dei giocatori, e ci sarà un po' questo tira e molla, ma io penso che poi arriverà la firma sicuramente. Federico, Francesco ha fatto un piccolo check di quella che è la situazione di Milinkovic-Savic, ma all'interno del campionato italiano. Lo vedi altrove, magari Liga, Ligue 1, Premier? Ma Milinkovic è un giocatore che potrebbe ambire a una squadra di altissimo livello. Parlo di squadre da quarti di finale di Champions in su. È un giocatore che potrebbe essere titolare nei principali club d'Europa. Questo insomma, fa capire anche la portata del talento di questo giocatore e del tesoro che ha in casa la Lazio. Proprio per questo io vedo abbastanza difficile che possa muoversi a metà stagione, anche perché poi il mercato di gennaio, un conto è prendere i giocatori al 2 di gennaio, conto e prenderli la sera del 31. Certo. Ma non è una cosa detta tanto così, è perché arrivi a febbraio, ora che ti ambienti, è passato febbraio, magari sei già fuori dalle coppe, marzo, aprile, fin da stagione. E poi fa la fine di Vlahovic. Un po' di più, però. Ecco, quindi mi sembra che anche qui, se si parla di massimizzare, anche perché qui il punto della Lazio è quello di massimizzare un tesoro, un capitale che si ha in casa, e è difficile farlo a gennaio, insomma, sì. A meno che non ci sia una situazione tipo quella che in cui si è trovata la Fiorentina con Vlahovic lo scorso anno, ma sono situazioni più uniche che rare, no? Quindi mi sembra più nel momento in cui tutte le parti decidono che è il momento di separarsi. È un giocatore su cui realisticamente puoi fare una bella asta per l'Europa. Bonazzoli invece della Salernitana è il nome che si accosta alla squadra di Sarri. Serve o no un vice Immobile? Davide. Chiaramente sì, serve alla Lazio un vice Immobile. Cancelliere è stato provato lì, ma è chiaro che gioca meglio sull'esterno. Poi Federico Bonazzoli è un giocatore che è stato anche fortunato nel corso della sua carriera, ha trovato sicuramente continuità a Salerno, un mancino di livello, forse perché italiano sottovalutato, ma sicuramente alla Lazio potrebbe fare benissimo, e con Sarri secondo me si troverebbe alla grande. Però è chiaro che sì, io fossi nella Lazio e vorrei spendere ancora, dopo un'estate in cui la Lazio ha speso quasi 50 milioni di euro, chiaramente è un investimento che si può fare. Ma Bonazzoli, chi? Cioè, il problema è un altro nome che serve per sostituire, o meglio, per aiutare Immobile, che lo abbiamo visto, è possibile che o ci sia un infortunio o le tante partite che dovranno affrontare. La Lazio chiaramente va a pescare nelle squadre che con giocatori che si può anche permettere. Non ti saprei dire un nome. Bonazzoli può essere uno, il problema è che la Salernitana, se si priva di Bonazzoli, come sta, si salva? Capo 12. Come si salva? È quello il problema. Non lo so, vedremo ora le notizie che usciranno, perché adesso si sta parlando di alcuni nomi per le squadre più quotate, che vogliono abbinare chiaramente la riuscita tecnica del progetto e condurre in porto una stagione per i rispettivi obiettivi limitando anche le spese, chiaramente. Non lo so, vedremo adesso cosa diranno sui giornali. Poi molte notizie, si sa, in questo periodo appena vengono dette molto spesso non sono confermate, sono più smentite che confermate, o non sono proprio per nulla vere. Però Bonazzoli potrebbe essere un nome, perché questo effettivamente è una possibilità concreta, visti anche i legami che ha Lotito con la piazza di Salerno. Non lo so, vediamo ora cosa succederà.
Grazie davvero per essere stati qui con noi, Federico Casotti e Davide Capano. Grazie per aver retto anche questi altri 15 minuti. Ciao, grazie. Ciao, un saluto. Grazie a voi. E chiudiamo la parentesi calcio-mercato, ma apriamo quella dedicata alla Serie C. Andiamo a presentare il nostro ospite, Mario Vollono, giornalista sportivo, nonché vice direttore di vivicentro.it. Buonasera. Buonasera a te, Debola. Buonasera a Francesco e a tutti i telespettatori. Allora Mario, una fotografia di questa Serie C. Partiamo dal girone A. Cosa è cambiato in questa ventesima giornata? Diciamo che è cambiato poco, se vogliamo dire, tutti e tre i gironi, perché ogni girone ha la sua particolarità. Nel girone A sicuramente è molto più aperto rispetto ad altri e lì potrebbe davvero accadere di tutto per quanto riguarda il primo posto. Le prime tre sembrano un po' più strutturate, secondo il mio parere, con il Padova che sorprendentemente in questo momento sta perdendo un po' terreno, è sempre stato protagonista in quel girone, ricordiamo anche la lotta con il Perugia alcune stagioni fa e poi alla fine vinta dal Perugia solo per un gol di scarto rispetto al doppio confronto. Invece quest'anno sta facendo difficoltà. La Ferrari Salò invece si conferma ancora, diciamo, una squadra che può dare sicuramente fastidio fino alla fine, e poi ci sono però Vicenza e Pordenone che vengono dalla Serie B e l'anno scorso in Vicenza ha perso lo scontro salvezza con il Cosenza, vincendo 1-0 e perdendo poi 2-0 al ritorno, ma quest'anno vuole ritornare di nuovo in Serie B, avendo già provato l'anno scorso a fare una sorta di miracolo che poi non c'è riuscito, ripeto, solo per nei playout, mentre invece il Pordenone l'anno scorso sbagliò di fatto la stagione, gli acquisti, vari cambi allenatore, però quest'anno sembra invece, diciamo, un po' più convinta di quello che sarà poi l'obiettivo. Per quanto riguarda il girone B, aspetta, fermiamoci un secondo, diciamo, sul girone A, perché vorrei andare a vedere insieme la classifica alla ventesima giornata. Ecco, il Feral Pisalò è sempre in vetta con 38 punti, ma si distacca veramente di poco da anche la quinta in classifica, che è il Lecco, insieme al Prosesto, siamo a 35. Sono veramente... è una partita, possiamo dirlo, è una partita. Sì. La classifica continua ad essere corta. Eh sì, se mettiamo anche la Pro Patria a 32 sono 6 punti, di fatto, come racconti tu, due partite, tre punti a partita, quindi diciamo che dalla settima in poi, perciò dicevo, può succedere di tutto, anche se oggettivamente, ripeto, Feral Pisalò, Vicenza e Pordenone sembrano avere qualcosa in più. La Feral Pisalò perché ha sempre fatto ottimi campionati, facendo sempre i playoff, poi uscendo di fuori con questa formula un po' assurda di questi playoff che io contesto da quando è stata istituita, perché poi alla fine non premia chi effettivamente ha fatto un campionato di un certo livello e poi è troppo lungo come formula. Quindi detto di questo, quindi ripeto un po' quello che, diciamo, ho detto, in effetti è tutta lì raggruppata con 7 squadre in pochissimi punti. È la cosa che però lascia un po' perplessa vedere la Triestina in fondo a questo diciamo girone. C'è stato un doppio cambio allenatore, si era detto di fare un progetto giovane, poi questo progetto giovane non è stato portato avanti anche a causa di infortuni e squalifiche, cambio allenatore 2 volte anche a Trieste, e questo dimostra che non è che il cambio allenatore possa poi sempre risolvere i problemi. La Triestina è lì sotto e davvero adesso la vedo non dura, perché la differenza rispetto, diciamo, alla zona salvezza di 8 punti, però domenica per domenica si fa davvero difficile per la Triestina. La Juventus Under 23 invece siamo abituati a vederla con un gioco con un ritmo un pochino diverso, ad oggi invece la ritroviamo a metà classifica, anzi qualcosa anche più giù. Sì, è più vicino alla zona playoff ovviamente che playout, ma sta lì in quel limbo. E effettivamente, dicevi tu, l'abbiamo sempre vista un po' nelle posizioni medio-alte di classifica, però diciamo che la Juventus Under 23 è il fallimento di quel progetto che voleva che le squadre Serie A creassero tutte una seconda squadra, come in Spagna, dove c'è Barcellona A, Barcellona B, e solo la Juventus ha fatto questo progetto, ma di fatto poi non so quali vantaggi abbia potuto generare proprio per il movimento calcistico
di Torino. Agnelli l'ha infatti fortemente voluta insieme alla Juventus Women, l'abbiamo visto, sì. Ci ha lavorato tantissimo, però forse ha risentito anche della scossa arrivata in casa Juventus, anche se in realtà questo è arrivato dopo, la Juventus Under 23 gioca con questo ritmo già da un po'. Eh sì, sì, diciamo che all'inizio, quando è stata istituita, fra virgolette, quando è stata formata, sembrava davvero dare quello slancio importante, dare una consistenza, ecco, a livello calcistico del girone A della Serie C, poi pian piano questo effetto è andato sempre via via scemando, e il progetto giovani da far crescere in casa, in un campionato comunque importante come quello di Serie C, è via via andato via scemando, e diciamo che adesso si continua forse per inerzia più che altro a tenere in vita questa Juventus Under 23. Qualche nome della Feral Pisalò che ti senti, di qualche giocatore, pensi possa passare in Serie B o che sia pronto a livello non solo fisico ma anche mentale, perché questo è ciò che cambia da una Serie C a una Serie B, la mentalità e beh, dopo anche ovviamente anche il fisico. La Feral Pisalò ha sempre avuto giocatori, ripeto, come dicevo, interessanti. Il problema è che molte volte nel mondo del calcio non sempre poi è facile sfondare, ecco, se non hai neanche un, diciamo, un vissuto alle spalle o quantomeno qualcuno che ti protegge. Ci sono sicuramente giocatori interessanti, non me ne va di segnalare qualcuno, perché io penso che la forza della Feral Pisalò sia proprio il gruppo, cioè sia l'unione di quello che stanno facendo da diverso tempo. Poi alla fine vedremo se quest'anno riusciranno a spuntarla, ecco, con una eventuale promozione in Serie B, e forse quella potrebbe essere la vetrina giusta per questi calciatori, continuare ancora questo progetto, come molte volte si è sentito, sai, alcuni calciatori vengono anche contattati, però molte volte l'intelligenza di alcuni di questi li porta a dire ok, non voglio abbandonare il progetto e voglio crescere insieme. Molte volte poi abbiamo visto anche situazioni in passato che hanno avuto ragione sotto questo aspetto. Andiamo a vedere insieme i gol del girone A della Serie C e poi torniamo insieme. La prima di ritorno del girone A vede la Feral Pisalò in testa con 38 punti contro i 37 della Nerossi Vicenza e i 36 del Pordenone, perché la squadra verdeazzurra batte con un calcio di rigore al 36esimo, rete di Pittarello, un'Ostica corregionale cugina Albino Leffe. Tre punti importanti per i sogni della formazione della provincia di Brescia, che è una signora squadra, peraltro ben costruita. È rimandata ad altre settimane di gloria la Pro Sesto, che tuttavia rimane la quarta forza del campionato in compagnia del Lecco, 0-0 con la Virtus Verona, perché perde 4-1 in casa dalla Nerossi Vicenza nella giornata di Stoppa, autore di una tripletta. Il primo gol lo abbiamo visto al 15esimo minuto nel primo tempo, il secondo al 28esimo direttamente su punizione tra palo e paletto, ed è un pregevole gesto tecnico-balistico di questo talento assoluto del calcio vicentino. Sulla 2-0 c'è Bruschi che subisce un fallo, va sul dischetto, realizza il calcio di rigore che almeno matematicamente riapre la partita al 42esimo minuto, però 11 minuti dopo c'è un fallo nell'altra area e il rigore è realizzato da Rolfini. Verrà espulso Pasini al 44esimo, cioè dopo due minuti dall'1-3, e poi c'è un'altra situazione con fallo da rigore al 64esimo che realizza Stoppa, autore di una tripletta. Al Sesto San Giovanni la Nerossi Vicenza batte Pro Sesto 4-1, secondo posto a un punto dal vertice per i biancorossi veneti. La terza forza del campionato si chiama Pordenone, che è stata anche a lungo in testa, ma quanta sofferenza nel derby del Friuli Venezia Giulia con un'orgogliosa triestina che passa per prima con questa bella mezza girata di Adorante. È solo il 13esimo nel corso del primo tempo, ma la partita si mette molto male per i neroverdi Ramarri del Pordenone, che pareggiano con questa bella punizione a girare all'89esimo con Burra e hanno il grandissimo merito di crederci fino in fondo, tant'è vero che ribalta
cambiano la situazione al 95esimo con il calciatore Piscopo, esattamente al 94esimo e all'inizio del 95esimo fruttano tre punti d'oro che vogliono dire rimanere a due lunghezze dalla vetta. Per il Pordenone un campionato da grande protagonista. Dopo un mese e mezzo di carestia, secondo successo consecutivo per i neroazzurri della Brianza, il Renate. Basta una gol di Possenti al 35esimo sul secondo palo su azione da calcio d'angolo per avere ragione dei blasonati avversari piemontesi. Renate 1, Novara 0. Il Padova rientra in zona play-off agganciando la Pro Vercelli al nono posto a 27, uno in più di Arzignano e Juventus Under 23 grazie a una bella prestazione coronata dal gol di Simone Russini, attaccante del marzo del 1996, al sesto minuto del secondo tempo, e tanto basta per battere l'avversario diretto in graduatoria 1-0. L'altro 0-0 di giornata è quello tra Arzignano e Propatria e quindi andiamo a vedere le immagini di Trento Juventus Under 23 che finisce 2-1, grande prestazione della formazione trentina. Ci sarebbe un fuorigioco di posizione ma ininfluente secondo il direttore di gara nel gol di Damiano al 25esimo, il pareggio di Iocolano al 29esimo del secondo tempo per una caparbia Juventus Under 23 in versione rosa, ma al 94esimo o 49esimo della ripresa grande punizione di Pasquato con il Trento che si sistema in posizione migliore a 17, terz'ultimo. Alla vigilia della 20ª giornata, prima di ritorno, il Mantova partiva da 21 punti contro i 23 del San Giuliano City. La squadra ospite, tra l'altro, passa per prima con Anastasia, questo gran tiro forte, teso e potente che batte i riflessi e i tempi di reazione dell'estremo difensore della formazione lombarda padrona di casa, che peraltro di testa va a cercare il gol di Ghilardi al 46esimo del primo tempo, cioè al primo di recupero prima di rientrare negli spogliatoi. E poi sarà una giornata particolare perché tra fuorigioco e situazioni differenti, a parte il gol che ha fruttato il parziale pareggio, vedremo nel corso del secondo tempo l'arbitro che deve intervenire per neutralizzare azioni dai contenuti irregolari, pur con l'ausilio del suo assistente. Qui c'è un fallo in attacco e anche una posizione di fuorigioco, infatti il direttore di gara indica che c'è stata un'infrazione e il gol non è buono. Si arriva poi nei minuti di recupero con un'azione corale, dobbiamo dire, che si sviluppa in verticale con una certa rapidità e questo tiro a girare da parte di Fontana che frutta il 2-1, il sorpasso in classifica e l'uscita dei rossi virgiliani dalla zona dei playoff. Insomma, non male come raccolto prenatalizio per il Mantova. Tre punti di speranza per il Piacenza che lascia l'ultimo posto ai 15 punti della Triestina, sistemandosi a 16. Tutto questo perché i rosso-bianchi, oggi in versione white, del Piacenza vanno a segno con Palazzolo dopo solo 4 minuti. Campionato non facile che la Pergolettese rimette in discussione di testa su questo cross da destra di Piccinini. Gran bel gesto acrobatico per il pareggio della squadra di Crema in versione giallo-blu quest'oggi, ma non è finita perché il Piacenza sa di dover aver bisogno dei tre punti e li va a cercare con grande orgoglio. Eccolo qui il controllo e poi il tiro di sinistro a girare che il portiere può solo toccare. È stato scoccato da Morra al 34esimo del secondo tempo, è lui che sale in cattedra con il numero 9 e prende in mano la formazione dell'Emilia Romagna anche 5 minuti dopo con un'insistita azione che porta la palla dalla parte opposta dell'area di rigore. Eccolo qui Morra che sbuca e segna sotto misura. Piacenza batte Pergolettese 3-1 e chissà che dopo 20 giornate delle 38 della regular season non cominci un altro campionato fatto di speranze per la squadra di Piacenza. E questi erano gli highlights della Serie C del girone A. Breve pubblicità, ci vediamo tra pochissimo per parlare insieme a Mario e a Francesco del girone B e del girone C.